tante iniziative per cercare di stuzzicare le fantasie dei tifosi a partire dalla scelta della prima maglia, un'assoluta novità. Sì, abbiamo dato l'opportunità, chiaramente con l'ausilio della società, di scegliere la prima maglia, tre tipi, con i colori bianco scudati come principale maglia. Chiaramente ci sarà poi la seconda e la terza maglia che verrà poi presentata durante corsa d'opera. Risposte positive dalla campagna abbonamenti, in tanti hanno già rinnovato le tessere, che dati ci dobbiamo aspettare? Ma allora, i dati di abbonamento sono direi buoni, la fiducia è tanto, si sente anche da parte della città, siamo contenti al momento della gente che ha aderito, anzi li ringrazio pubblicamente della campagna abbonamenti in questo momento qui che hanno accettato loro. Ci sono delle nuove figure che l'affiancheranno, lei farà un po' da supervisore e ci introduce questi due nuovi ragazzi che si occuperanno del marketing e della comunicazione del Messina. Sì, sono due ragazzi che sono nel mio entourage da diversi anni, non ultimo erano 2 anni a Bari, sono ragazzi che conosco appunto molto bene, che sicuramente faranno il bene della società come d'altronde quando ho accettato io di poter portare delle iniziative, iniziative anche di B2B con gli sponsor, con i tifosi, cercare sempre di interagire maggiormente con la gente. Presentato il nuovo sito internet ufficiale della squadra, un altro veicolo importante. Sì, è fondamentale, non è un semplice sito internet, ma ha dalla sua anche un'applicazione che può essere scaricata sia su iPhone sia su Android, oltre a poter seguire in live chi non può venire allo stadio, può seguire tutte le varie iniziative, arriverà un push dove i cellulari, dove praticamente per ogni news o ogni iniziativa vi verrà segnalata, quindi che deve essere, è un mezzo di comunicazione anche proprio a 360 gradi. Tante altre iniziative caratterizzeranno questa stagione, insomma il lavoro non manca. No, il lavoro non manca, siamo qui per questo, siamo qui per portare più iniziative possibile che possono fare il bene della CR Messina.